Ciao a tutti e bentornati con un'altra su Indie Gameplay Italia. Oggi un video straordinario, ma nel senso che non era previsto, non che sia nulla di che. È un regalo che vi faccio questa domenica, perché questo gioco mi sta prendendo veramente tanto e soprattutto la cosa bella è che non entro in gioco con l'idea di dominare il gioco, quindi andare, ma di vedere cosa l'intelligenza artificiale mi farà vivere. E quello che mi ha fatto vivere poco fa è stata una bellissima esperienza, perché ho scoperto, la vedete là in fondo, a breve andremo a vederla, vi lascio con un po' di suspense. Mi hanno avvisato che la mia nave minatrice stava trovando un'astronave abbandonata. Gli ho detto: cosa fai? E c'era ignora, attacca, diciamo difendi. Io ho fatto difendi, ho provato in tutti i modi a diciamo mandare la mia nave mineraria a prendere dei marine, provare a reclamarla. Non ce l'ho fatta. Sono andato io stesso, quindi cliccando sulla mia Elite Vanguard, la mia nave iniziale, sono andato qui, ho fatto attacca e poi ho commerciato e ho preso due marine. Adesso ve lo farvi vedere. Sono qui io. Informazioni, personale, e vedete che dire, ne ho uno ancora, perché uno ha preso un pad, si è sganciato, si è agganciato alla nave, l'ha diciamo colonizzata, diciamo, ed è diventato il capitano, quindi quella nave è diventata ufficialmente mia. Un'altra cosa che ho notato, avevo fatto, poi non so chi di voi ha visto la live, avevo fatto questo, diciamo, business con le mie due navi, più la terza, quella grossa, a scavare a silicio, che portava tutto al complesso di produzione e di raffinazione di silicio. Questo complesso è cambiato. Il complesso è diventato complesso di prodotti raffinati. Si è evoluta, quindi se vediamo la panoramica abbiamo quello che avevamo prima, il silicio che produceva la wafer di silicio, ma adesso abbiamo anche col grafene e i metalli raffinati componenti per scafi. Quindi chi amministrava questa stazione si è evoluto. Infatti, se vi ricordate, eravamo sui 34-35.000 per le navi piccole e 139.000 per quanto riguarda la nave grossa. E andiamo a vedere ora invece quanto è diventato, giusto per capire, 29.000 da 35.000, 29.000 e 80.000, cioè pagano molto molto meno. Quindi in teoria dovrei spostare questo business, ma è quello che intendo fare, perché seguendo la missione che avete già visto nei video che ho fatto mesi e mesi fa e anche dalle live di Mirko, ho completato la mia stazione spaziale. Anzi, tra l'altro, della verità non l'ho completata perché gli ho aggiunto un'ulteriore costruzione di produzione di celle di energia, che attualmente sono al lavoro, 44 minuti di gioco reali. Però ecco, insomma, ci sposteremo, perché ho chiesto anche al forum ufficiale, e in pratica noi, ok, abbiamo guadagnato reputazione con gli Argon, ma la stazione è qua, vicino a questi tizi qui. Quindi vedremo come si chiamano, i Teladi, che sono una sorta di Ferenghi, diciamo alieni, i lucertoloidi, sempre pronti a guadagnare profitto. Ora è giunto il momento di spostarci di là. Magari proveremo a passare, dato che qua dove ho la base c'è tanto ghiaccio anche, potremmo provare a buttarci nel minaggio del ghiaccio. Ma quello che voi volete vedere Cerberus, è questo. Sentinel. Andiamo dalla mia nuova nave e vediamo che cosa ho appena preso. È una nave che, vista da vicino, vi potrà far pensare: questa è una Capital. No, è una nave di taglia M, quindi è piccolissima, piccolissima rispetto a quello che il gioco offre. Guardatela qua, veramente molto bella. Questo è il retro. Mancano lì dove vedete quei pad, questi qui, sono slot per delle mega mitragliatrici. Io ora posso andare qui e chiedere l'autorizzazione all'atterraggio. Docking granted. E ci atterro sopra. È una nave che ha, Successfully docked. vedete, uno slot per una nave di taglia, ma credo fino a, no, piccola S. Lì sopra invece c'è il centro di comando.
andremo a vederlo immediatamente. La mia idea ora è di spostare questa bellissima nave nel mio quartier generale. Adesso qua vado al cockpit, dove c'è il marine che ha preso possesso della nave. Lui non ha abilità di nulla, sta sviluppando un pochino l'abilità di pilotaggio. Un'altra cosa per cui devo ringraziare Mirko Foyce, che mi ha risposto in un messaggio dicendomi che quello che mi serviva proprio sapere, ad esempio, vedete questa nave che sta andando in D-Commerce, gli ho detto vai ed esplora. Se voi tenete premuto Shift nei comandi che gli date, io seleziono la nave, vedete sta andando qua a esplorare. Se io volessi mandarla qui, poi qui, io clicco con lo Shift e faccio vai a, vola a e poi vola a. E vedete che aggiunge i comandi uno dietro l'altro, molto molto utile. Gli sto facendo fare esperienza a questo tizio qui, ma l'esperienza sale molto 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 lentamente. Era 2 stelle e 3/4, ora è 2 stelle complete, a 3 lo mando a fare un po' di commercio. Poi se qualcuno di voi sa dirmi di più riguardo al commercio, io qua mi hanno detto che raccoglie oggetti, potrebbe essere un autocommerce, ma in realtà se andiamo sulle cose da far fare a questa nave, vedete che non è attivo il commercio automatico perché chiede 3 stelle, non so perché. Ma in realtà anche l'esplora non lo fa fare come atteggiamento di default, infatti glielo sto facendo fare a mano. Comunque, magari è giusta anche quella. Non mi posso sedere qui perché questo è lo spazio solo per la crew. Ora io prendo questa nave. No, volevo ordinare alla nave più grossa, la Cerberus, che ha all'interno l'altra nave. Io ordino alla Cerberus di recarsi alla mia stazione qui. È una zona che non è proprio così, diciamo, pacifica, perché le ronde di pirati ci sono pure qui. Comunque gli dico vola, grande scambio. Ora vedremo il nostro pilotozzo come si comporterà. Vedete che inizia già a manovrare la nave. E noi intanto possiamo vagare liberamente, guardarci un po' in giro. Vediamo il percorso che ha studiato per noi. Lui sta andando, vedete le linee in blu sono sempre, ci ho messo un po' a capirlo, sono quello che stanno facendo. Ad esempio qua vedete, questa è la proiezione della nave quando arriverà qui. E stessa cosa quello che stiamo facendo ora, stiamo raggiungendo l'autostrada che abbiamo appena imboccato e stiamo viaggiando come se non ci fossero domani. Ora andiamo nell'area di attracco. Non mi lascia andare? Ok, sì. E intanto vediamo quello che stiamo facendo, ma è veramente velocissimo quello che stiamo, la strada che stiamo prendendo. Sì, devono essere dei campi di forza veramente pazzeschi per fare una cosa del genere. Comunque, pian piano stiamo portando la nave là. No, non volevo farvi vedere niente di eccessivamente sofisticato, però vedete che è successo. È successo una cosa assolutamente imprevista, ho trovato questa nave e molto bene così. Insomma, non so ancora cosa ci farò, mi sento di escludere la vendita di questa nave perché prima di tutto non sono messo malissimo, perché ho 7 milioni e mezzo, i guadagni vanno ancora abbastanza bene e me la valutano appunto 1 milione qualcosa, 1 milione 4, quindi non ha senso per me. Mi piacerebbe magari riutilizzarla per qualcosa, armarla. Sicuramente quella nave lì davanti parcheggiata la sostituirò con un caccia. Ora manovra proprio da pilota esperto, anche se esperto non è, verso il portale, credo, perché siamo usciti dall'autostrada con una manovra abbastanza azzardata. Sì, vedete la linea blu, stiamo andando a questo portale che poi ci porterà qui, prenderemo un altro portale, arriveremo esattamente lì sotto la base. Intanto attendiamo, siamo qua dai Paranid, piattaforma difensiva Paranid, che fanatici religiosi. Tra l'altro ci sono anche diverse fazioni, andando nella sezione dell'enciclopedia ci sono le fazioni, e da quello che ho scoperto la compagnia Teladi è una. Poi non mi ricordo più, c'è una sezione che è quella di tipo Teladi scissionisti. Anche qua la Federazione Argon, anche lei non è diciamo un blocco unico.
Così come tra i teladi ci sono i teladi, quelli che vanno contro i normali dogmi, diciamo, di quella fazione, così come nei Paranid c'è il reame dei Paranid, e poi c'è l'altro, come si chiama? Sacro Ordine del Pontefice, se non sbaglio, che sono un'altra dottrina sempre dei Paranid che si sono scissi. E ci sono il patriarcato Ziyarat, che mi hanno detto essere un po' come i pirati, e come gli Xenon, che sono quelli un po' più così. I moduli stazione, vi spiego anche questo: i moduli stazione si dividono tra la produzione, al momento conosciamo queste, poi non so se ce ne saranno altre, ma presumo proprio di sì, perché non vedo molto. Costruzione, manutenzione, stoccaggio, poi datemi conferma se dico qualcosa di sbagliato, se i moduli sono veramente qua, ma credo che ce ne siano altri da scoprire. Moduli di avventura, l'ho scoperto stamattina che cosa sono. Sono quella parte, l'unica parte multiplayer che ha il gioco, cioè voi potete costruire dei moduli che vi consentono di mandare le vostre navi all'interno di partite di altri giocatori e loro in modo del tutto asincrono entrano nel mondo di qualcun altro e vagano e fanno quello che devono fare, come le spedizioni. Quando ho letto questo articolo, diciamo, era un articolo del 2018 e all'inizio le navi potevano anche, cioè tornavano comunque perché non essendo una cosa un po' in beta, non volevano rischiare di stravolgere le partite. Ora non so, e chiedo anche qui a voi se sapete qualche novità, se diciamo la cosa è cambiata o meno. Siamo arrivati a grande scambio, ora ci stiamo recando verso la nostra stazione che dovremo vedere a breve, perché siamo arrivati ormai nella sezione. Il mio logo è praticamente ovunque, bellissimo, a parte le linee bianche lì del logo tagliato male, ma ce ne faremo sicuramente una ragione. È fighissimo perché adesso qua possiamo provare a dirgli di atterrare. Vediamo un po'. Io se le... Vedete dove non è chiaro, tipo io qua dico, ma non mi fa solo selezionare l'Elitevanger, l'altra era sotto. No, in realtà le vedete sempre qua a lato, le navi possedute del settore in cui vi trovate in quel momento. Quindi io doppio clicco per sicurezza e dico attracca alla stazione sconosciuta che poi rinomineremo. Mi piacerebbe anche vedere delle statistiche di questa nave. Andiamo a vederla subito. La nave l'ho presa di default così. Vedete che la velocità di crociera fa 325 contro i 180 che fa la mia Vanguard. Ha degli scudi? No, non ha degli scudi. No, stavo guardando lo scafo, ma è una fregata. E fa parte della Repubblica di Antigone. Quindi è un'altra fazione ancora che l'ha persa. È un design che mi piace molto, però devo dire. Quindi magari la stiva è grande, 2000, 2100, ma in realtà, calcolando la mia nave da trasporto, il taglia media fa solo trasporto senza parcheggi vari così e ne tiene 9800, quindi arrotondiamo 10.000. Quindi insomma, pian piano. Vediamo questo pilota come se la cava. Mentre arriviamo. Un'altra cosa che ho scoperto, che magari potreste domandarvi, non se ci sono o meno gli stipendi. In realtà non ci sono stipendi. Quello che voi pagate all'inizio per un membro del vostro equipaggio, è quello che spendete e basta. Il resto, l'equipaggio resta da voi. Voglio capire adesso se la nave sta facendo quello che deve o non può atterrare in quella. Vola e attendi, attacca e attendi in esecuzione. Sì, dovrebbe atterrarmi. Credo. Adesso andiamo a farci un giretto fuori. Vado alla Vanguard. Così ci diamo un'occhiata intorno. Oh, stiamo facendo manovra. Sì, una roba da vertigini qua. Ah, praticamente si sta facendo strada tra tutti questi massi. Voglio vedere se è bellina però la nave. Devo dire che fa la sua bella figura. Dov'è la stazione? Ah, lì sotto, lì sotto, lì sotto. Infatti adesso si sta... Ah, proprio in quando. Sì, pian piano adesso si avvicina. Ok,
Ovviamente, come avete visto, le mie navi di là, quelle che stanno scavando, stanno iniziando a guadagnare meno. E quindi, ok, è stato facile, ma questo non ci permetterà di diventare ricchi, perché è un business finalizzato un po' così, perché quella stazione lì probabilmente ha venduto, probabilmente non sta neanche vendendo più tutte le i blocchi di silicio che chiede. Che gli diamo, perché quando noi impostiamo una stazione a comprare una merce, noi mettiamo il numero di merci che vogliamo. Quindi probabilmente noi insieme ad altre navi gliene stiamo fornendo anche troppe. E loro hanno detto: ok, stiamo guadagnando tanto, ampliamo la produzione. Quindi il pensiero probabilmente è stato quello. Un'altra cosa che vi faccio vedere, potete vedere, poi lo approfondiremo perché devo approfondirlo anche io della verità. C'è la possibilità di vedere i filtri commerciali, quindi vedere le cose che escono e le offerte che ci sono per ogni settore. Ad esempio, andiamo qui e vedete che ci sono questa tizia qui. Queste sono le offerte segnate al momento. Loro acquistano 6.100 componenti per scafi e vendono. Al momento non c'è nessuna offerta particolare, comunque vendono queste cose qui. Andando sulle varie stazioni potremmo vedere le loro varie offerte e anche i quadratini dovrebbero essere la dimensione, quei quadratini che abbiamo visto prima, adesso non riesco più a vederli. Vediamo se riesco. No, perché sto sbagliando completamente il settore. Vedete qua? Dovrebbero essere la quantità o la dimensione. No, dovrebbe essere la dimensione. Perché vedete, componenti per scafi richiede una nave grossa per essere trasportate. E queste sono le offerte di merci acquistate. Ho messo anche un satellite qui all'inizio, se non me l'hanno rimosso. Dovrebbe essere qua da qualche parte. Adesso devo togliere il filtro commerciale. Qui l'ho messo qua, vedete? E questo mi mostra questa zona qui. Cosa succede alle navi qua? È importante perché dovevo beccare questo vascello da costruzione che mi venisse qui in base a costruire. E infatti sta costruendo, però per pianificare la costruzione di questo pannello solare mi richiede ancora. Ho già acquistato un po' di roba, ma ne servono. No, abbiamo fatto tutto. No, infatti sta già costruendo. 29 minuti ancora di costruzione mi servono. Quindi al momento stiamo arrivando, stiamo facendo le ultime manovre, credo, per poi poter salire a bordo della stazione. Sì, ci stiamo muovendo in modo un po' così. Non so se ce la faremo mai ad atterrare, perché il pilota qua è molto molto lento. Probabilmente sa di avere a bordo il big boss, quindi dice guido piano. Fatemi vedere. Però insomma, una volta che avrò finito, parcheggiato la nave lì, andrò, porterò le navi qua, inizieremo un altro tipo di business qua nel territorio dei Teladi, così inizieremo a fare un po' di soldi e magari poi inizierò a fare le mie stazioni produttive. Perché io credo, e chiedo anche qui conferma a voi, che le stazioni, la stazione del quartier generale sia un deposito, insomma una parte diciamo per la ricerca. Abbiamo guadagnato di più adesso, 34, quindi stiamo tornando su. E niente, guardo la mappa di nuovo. No, ci stiamo avvicinando, quindi è una cosa che ci metterà un pochino a fare il nostro pilota qua. Intanto me ne torno alla nave. Fatemi sapere se avete gradito questo video speciale. Infatti stiamo atterrando, stiamo andando verso la zona. Vedete che c'è il ci sono, pare ci siano dei droni che stanno costruendo i pannelli solari. Poi inizieremo a costruire. No, non ci entreremo mai in quella nave lì, in quella stazione lì. No. Ah no, no, sì, abbiamo uno slot solo. Ne abbiamo 6 per le navi piccole e una per la nave grossa. Vedete che stanno costruendo adesso. Stanno costruendo pian piano tutti i pannelli. Ci vuole una grande precisione. Se ce la fai, eh. In calma, ci passiamo. Sì, dovrebbe farcela. E là, grandissimo. Una matriosca qua. Una nave sopra l'altra. Ci
Ci siamo fermati, siamo ufficialmente attaccati. Sotto si vede tutto, spettacolo. Sarebbe stato bello giocarlo con un amico questo, non massivo, proprio giusto una cooperativa. Ragazzi, dicevo, spero vi abbia fatto piacere questo video speciale della domenica. Fatemi sapere cosa ne pensate del gioco, se vi intrippa, insomma, se l'avete già acquistato. Se vi va ad acquistarlo, ricordatevi il link sotto di Instant Gaming, se vi va. Cliccando il link sotto aiutate con i vostri acquisti il canale. Fatemi sapere, insomma, e alla prossima, ragazzi, e ciao ciao!